Mara Maionchi ha sposato nel 1976 Alberto Salerno, paroliere e produttore discografico, figlio di Nicola Salerno, anch'egli paroliere. Dal matrimonio sono nate due figlie, Giulia, 1977, e Camilla, 1981. È stata assessore ai servizi sociali nel comune di San Fermo della Battaglia, dove ha risieduto per alcuni decenni, nel periodo 1997-1999, e nelle elezioni del 2001 ha sfiorato la nomina a sindaco del comune, perdendo per poco più di un centinaio di voti contro il candidato vincitore, Pierluigi Mascetti. Perché toccava a me. Alla mia famiglia ho detto, venite dopo. Sono andata da sola in ospedale, e ho trovato un'amica ad aspettarmi, che era stata operata come me. L'abbiamo affrontata insieme. Quando mi sono svegliata dall'anestesia, c'erano le mie figlie e mio marito. Mi ha fatto molto piacere. E poi mi hanno dato la buona notizia che i linfonodi erano sani. La malattia non li aveva ancora intaccati. Quando l'ho saputo ero già più contentuccia. Qualcosa è successo anche nella mia testa. Quando vado a fare gli esami per vedere se è tutto a posto, provo sempre un po' di preoccupazione. È una malattia che ti fa rimanere in sospeso. Questa diagnosi resta sempre con te. Quando ti tocca da vicino una cosa del genere, certamente non vivi tranquilla. È una cosa che ti sei cuccato e che ti lascia sempre il dubbio, in fondo al cervello, che possa tornare ed essere peggio. Questa sensazione purtroppo credo che non ti lasci mai.